Siamo lodati Gesù e Maria. Oggi, fratelli e sorelle, la liturgia della Chiesa ci porta evidentemente a riflettere sull'importanza della preghiera. Notiamo come nei vari giorni della Quaresima si avvicendano, ora sotto un aspetto, ora sotto un altro, i vari temi classici, tipici di questo tempo. E attraverso l'episodio della preghiera di supplica molto forte della regina Ester, nella prima lettura, una preghiera dinanzi per una circostanza umanamente disperata, l'eco del Salmo responsoriale, in cui il versetto dice: nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto, perché il Signore l'ascolta la preghiera fatta con il cuore e soprattutto con quel particolare atteggiamento che vedremo proprio nella prima lettura, e poi il Signore nel Vangelo, dove certamente ribadendo l'importanza della preghiera di supplica, quella con cui chiediamo a Dio di scendere il nostro aiuto, però si apre anche all'orizzonte delle altre due fondamentali modalità di preghiera, ecco, non sempre ben frequentate anche dai fedeli, che quando pregano, se pregano poco, si limitano generalmente a chiedere al Signore. Cosa dice Ester? Attenzione a questo passaggio: io ho sentito dai libri dei miei antenati, Signore, che tu liberi fino all'ultimo tutti coloro che compiono la tua volontà. Quindi è una frase bellissima e importantissima, nota nella spiritualità cristiana. Allora, quando noi preghiamo e chiediamo qualcosa al Signore, ce lo dà sempre? No. Perché se una cosa che noi chiediamo Lui sa che ci fa male, non è la sua volontà, non te la dà. Come un padre che nel Vangelo di Giovanni dice: sì, se gli chiedo un uovo non gli dà uno scorpione, ma se gli chiedo uno scorpione sicuramente non glielo dà, ok? Perché non te lo dà mai uno scorpione, ecco. E attenzione però, se tu fai sempre dovunque comunque la volontà di Dio, Dio esaudirà tutte le tue preghiere. Lo sai perché? Perché niente che tu chiederai è contro la sua volontà. Questo è un tema noto in letteratura, lo insegnava già fino a i monaci dei primissimi secoli. Citò un monaco con nome e cognome, me lo ricordo bene, il cardinal Petrocchi, pensate, commentando qualche anno dopo, mi pare che era il decennale, sì, forse nel 2001, sì, della visita di Giovanni Paolo II nel centenario di Santa Maria Goretti addirittura. Anzi, non era 10 anni dopo, ma erano 11 anni dopo, perché era il 2002, era l'anniversario della nascita, ed era nata nel 1892, se non mi ricordo male, ok? E citò un monaco e diceva proprio: se tu fai la volontà di Dio, Dio fa la volontà tua, era un po' che scambia. Dio così grande, così immenso, fa la volontà nostra, sì, ti esaudirà tutte le tue preghiere, ma fino all'ultimo, coloro che compiono fino all'ultimo la sua volontà. Questo ti mette proprio in banca, perché anche quando il Signore ci mette in qualche necessità, quindi che vuole che preghiamo, non gli diremmo. Perché? Voi sapete che la Madonna, secondo voi, il Signore la esaudisce sempre? La chiamano l'Onnipotente per grazia, cioè a Sant'Affonso diceva che le richieste di Maria dinanzi a Dio valgono come ordini. Capite il senso, no? Non è che Dio si fa ordinare da qualcuno. Ma perché? Perché la Madonna non è capace di chiedere una cosa che non sia volontà di Dio, e quindi ogni preghiera che fa viene sempre esaudita, sempre. Solo per questo, non è che c'è qualche perché. Chi è la fonte di ogni bene è la volontà di Dio. E quindi ha voglia a fare preghiere: ma padre, io ho pregato 10 anni per questa cosa qua e il Signore non mi ha ascoltato. Io devo trovare marito, sono 10 anni che glielo sto a chiedere. Dico: ma quando andate dall'altra parte farai le novene di ringraziamento, che te lo farei vedere io che ha trovato un marito sbagliato, le croci che c'ha, e come dopo una volta che ti sposi, arrivederci, se si può rimanere nella volontà di Dio. Quello dove si preghi a piedi è quello che tieni. Se è un matrimonio felice, è viva, ma se è un matrimonio infelice, perché credete tutti i santi giorni con uno e dopo voglia fanno bene. Ecco, che capite, no? Il Vangelo, Gesù certamente parla della preghiera di richiesta, ma parla anche di altre due
non so, non mi soltanto chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto. Di volta commento questo Vangelo, dico sempre le stesse cose, ma la tradizione della Chiesa ha distinto tre gradi di preghiera, no? La preghiera vocale, la meditazione e la contemplazione, ossia la preghiera che chiede a Dio per avere grazie, la preghiera che cerca Dio per avere la sua conoscenza e la sapienza, e questa è la meditazione, l'orazione mentale, il secondo grado, questo non fa quasi nessuno, questo qui, E poi c'è la terza, che è quella che chiede di essere ammessi alla sua presenza, bussate e vi sarà aperto, che è la contemplazione, o se preferite la preghiera profonda, o lo stare a cuore con Dio, che è la forma in assoluto più alta di preghiera. Allora, tante volte Santa Teresa diceva che tutti quanti voi siete tutti quanti dei potenziali mistici, tutti lo sono, tutti possiamo dire. La mistica, dicono gli autori più esperti di teologia spirituale, rappresenta la condizione normale della vita cristiana. Cioè, se uno muore e non ci ha avuto nessuna esperienza mistica, non ha fatto una buona vita cristiana. Perché l'esperienza mistica è una comunicazione percepibile, ovviamente sempre nel mistero, di Dio in questa vita soprannaturale. Non significa che uno è veggente o che ha i messaggi che deve diffondere, no! Sono le tantissime modalità che Dio ha di farsi presente alla creatura. Se non ce n'è avuto manco uno, vuol dire che tu, toc toc, sul serio, la porta, non l'hai mai fatto, perché tu hai detto bussate e vi sarà aperto. Non ha detto, allora, se una monaca di clausura, dopo che ha fatto un po' d'anticamera, bussa, vabbè, forse... No, ha detto a tutti. Santa Teresa diceva tutti sono potenziali mistici, ma quasi nessuno lo diventa. Perché? Perché la stragrande maggioranza dei cristiani o non prega, o se prega con le preghiere vocali sta con la testa per aria, o se chiede qualche cosa, chiede tutto tranne che quello che volta di tempo è bello che è finito. È chiaro che se tu non neanche ti affacci nell'orizzonte 2, nell'orizzonte 3, Dio non lo conoscerai mai e la mistica non lo conoscerai mai in questo mondo. Capite? Ecco perché la Quaresima è tempo non soltanto per pregare di più, ma anche tempo per pregare e imparare a fare qualche salto di qualità qualitativamente meglio. Perché guardate che, insomma, già l'orazione mentale, cercate e troverete tanta roba, ma poi l'orazione di unione, che è bussata e vi sarà aperta, è tanta roba di più. È un peccato non vivere questa vita, perché è una cosa bella. E non è ad appannaggio di pochi, ma solo a quelli che gli dedicano tempo, spazio, cuore ed energia. Siano lodati Gesù e Maria.